Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Probabilmente è penultimo episodio. Vi ricordate che una volta stavo cercando dove era questo famoso fontana della giovinezza per sempre? Ecco, lo trovate qua, è in un posto un pochettino impervio, a sinistra della capanna del tizio che abbiamo salvato. Qua c'è tutta una stradina che porta qua sopra. Quindi penso che ci saranno ancora due episodi. Questo è quello in cui torniamo in Spagna, perché i 50.000 tesori li ho fatti nel mentre, ma vediamo cosa succede qua prima di andarcene. La fonte della giovinezza. Tra le montagne scoprì un antico arco di pietra in stile olmeco, all'imboccatura di una grande caverna. Alcune iscrizioni sulla pietra sembrano raccontare di un grande dono ricevuto dagli dèi, un assaggio di immortalità che attende chi è tanto coraggioso e pio da superare un labirinto di cunicoli e numerosi pericoli. Aia. All'interno della montagna ti ritrovi in una bellissima grotta, un lago di acqua cristallina illuminato dai raggi del sole che filtrano da polverose aperture nel soffitto. Oltre l'entrata vedi un'ampia doppia porta ricavata nella pietra, con al centro una rientranza che pare essere l'alloggiamento per un'elaborata chiave circolare. Alcune iscrizioni nelle rocce spiegano che la chiave è stata divisa in tre pezzi, ognuno nascosto in una parte diversa della caverna e protetto da pericoli mortali. Dai un'occhiata ai tunnel che partono dalla grotta principale ed effettivamente sembra che ce ne siano tre, ognuno contrassegnato da un grande simbolo inciso nella roccia. I tunnel sono angusti e portare tutta la spedizione con te non avrebbe senso, dovrai scegliere uno dei tuoi uomini che ti accompagnerà a cercare i pezzi della chiave. Proviamo, entra nel tunnel serpente. Serpente ci andiamo con uno che è un vero e proprio serpente del cavolo, Ruiz. Questo tunnel è contrassegnato dal simbolo di un serpente, in effetti ti sembra di sentire dei sibili nell'oscurità. Accendi due torce e ti avventuri nel tunnel insieme a Enrique Ruiz. Scopri ben presto che il simbolo all'entrata del tunnel non mentiva. Davanti a te si apre infatti una serie di piccole grotte che sembrano essere le tane di serpenti velenosi di tutti i colori e dimensioni. Ruiz fa del suo meglio per tenere a bada i serpenti velenosi mentre vi fate strada in punta di piedi, ma non puoi evitare di essere morso. Riesci comunque a raggiungere la camera interna, dove un terzo di un disco di pietra sapientemente decorato ti attende in una nicchia ricavata nella roccia. Prendi il pezzo di disco e ti fai strada verso la grotta principale. Il veleno inizia subito a fare effetto, appena riuscite a mettervi al sicuro. Il tuo fisico sano lo neutralizza senza grossi problemi, ma Ruiz avrà bisogno di riposo e cure nei prossimi giorni. E adesso con Teschio probabilmente non mi farà scegliere più Ruiz. Premio Paulik, che è completamente inutile. Questo è l'unico tunnel la cui entrata è formata da una vera e propria porta ricavata nella pietra. La porta è contrassegnata dal simbolo di un teschio, mentre altre incisioni raccontano di antichi guardiani e morti vendicativi. Insieme a Laszlo Paulik, ti avventuri nel tunnel contrassegnato da un infausto teschio. Alla fine di un passaggio breve e contorto, sbucati in una tomba umida, alle cui pareti sono appesi dei cadaveri mummificati. Subito non succede niente, ma quando vi trovate circa metà dell'inquietante cripta, una serie di lamenti sinistri annuncia l'incredibile. Le mummie si sono risvegliate per respingere la vostra intrusione nel loro luogo di riposo. Con grande calma, Laszlo colpisce uno dei cadaveri ambulanti, tagliandolo praticamente a metà e rivelando un sistema meccanico di carrucole. Capito il trucco, riuscite a ricavarvi un percorso attraverso la cripta. Dopo aver evitato numerose trappole mortali, arrivate alla camera finale, dove un terzo di un disco di pietra ti attende alloggiato in una sorta di reliquario. Afferri il pezzo di disco e raggiungi l'uscita senza ulteriori problemi. Entro il labirinto e mi prendo Paulik, visto che mi è tornato utile. Chiedi a Laszlo Paulik di prendere una torcia e seguirti nel tunnel, contrassegnato da un simbolo a spirale che non può rappresentare altro che un labirinto. Dopo qualche bivio hai già perso l'orientamento, il tuo piano di girare sempre a destra è stato infatti rovinato da vie senza uscita e giri in tondo. Camminate senza fermarvi per un tempo che ti sembra interminabile, contrassegnando il vostro percorso con incisioni sulla roccia. Improvvisamente il suolo cade sotto i piedi di Paulik, che cade in un pozzo profondo. Paulik si rompe una gamba e urla dal dolore, ma con l'aiuto di una corda riesce a risalire. Seppur a fatica procedete all'interno del labirinto, finché, per pura fortuna, sbucate in una grande camera, dove un terzo di un disco di pietra ti attende su un piedistallo riccamente decorato. Prendi il pezzo di disco e torni sui tuoi passi, seguendo le incisioni lasciate lungo il percorso per trovare l'uscita. Ok, assembliamo i pezzi della chiave.
Assemblati perfettamente i tre pezzi, inserisci la chiave di pietra nell'alloggiamento della porta e le fai fare un giro completo in senso orario. La porta si apre, rivelando un'enorme piramide nascosta in una piccola valle protetta da ripide pareti di roccia, larghe quanto basta per contenerla. Davanti a questo spettacolo, maestro Aya, fra i tuoi servitori si accende una di furiosa disputa. Senza che tu abbia il tempo di capire cosa succede, uno di loro estrae un pugnale e sgozza un altro servitore. In un batter d'occhi la disputa si trasforma in una vera e propria battaglia. Ho fatto bene a non mandare quelli più utili tra i miei. Non ho preso però Lopez. Prendiamo Lopez. No, dai. Proviamo così, quasi full soldati. Ultimamente ci sono tornati più utili avere dei tanconi fisicati che non. Allora. Ok, ma sono tantissimi! Caspiterina. Non posso neanche prepararmi? Cavolo. Ok. Mo però. Ah, qua è. Abbastanza difendibile per fortuna, però. Aspetta, facciamo che. Tu vai qua. Sì. Ah, c'è sto cavolo di torcia che ci illumina. E se venissi qua? Ok, no, qua no. Proviamo così. Non possiamo usare il cannone, mannaggia loro, neanche le trappole. Qua mi secca giù tutti, probabilmente. 10 sono davvero un'infinità. Ah, avrei potuto bloccarli là, cavolo. No, mi passano dietro? No, però. Cavolo, non avevo visto quel quadrettino là. Porsche vache. Oh, porca mannaggia, come direbbero. Era meglio lasciare e bloccarle qua, mi sa. Forse non è troppo tardi, in realtà. Forse posso muovere due di quelli. Per andare a bloccarli là. Allora. Detto. No, non posso lanciare. Più che altro, lei ci arriva. Sì. Ok, allora tu vieni qua e spara a lui. Aia, è tostarello, avvicino al medico qua perché potrei averne presto bisogno.
Ok, quello l'ho bloccato. No, cosa mi ha... Aia. Hanno un sacco di armi a distanza comunque. Ah. Allora, io una lanternina qua gliela lancerei. Nel dubbio. Poi, allora... Facciamo così. Tu vai questo, lo dici questo. E poi ci pensiamo al prossimo turno. Vabbè, tu spara. Lo prendi? No, vai su questi altri più che altro, magari, eh. Cos'è che copre quelli davanti? Ah, ok. Ok. Tu fai una bella cura su di lui. Ok, torna qua indietro, tu. Picchia forte. E tu picchia forte, ok. Questo hanno agito, questo agito, questo agito, questo agito. Spreada un po' di fuoco, magari. Mancato, buono. Siamo al buio per fortuna qua. Ah! Ma che vada, c'ho le scorte dietro di uomini. Ok, il fuoco si sta espandendo. Allora, tu vai su questo. Buono. Oh, facciamo così. Allora, tu picchia questo. E così addio. Un po' stordirlo purtroppo, se no l'avrei spostato dietro. Allora, tu cura. È vero che la curina è meno forte, ma speriamo che tanchi, fidato che sia possibile. Oh, vado qua e gli faccio aumentare la difesa a tutti. Ma lui ha 55% di riduzione di danno. E questo ha? Ah, 35, no, facciamo così, sì. Noi non ha ancora sparato, là c'è una copertura parziale. Aspetta, se io vado qua, lei la prendo, sì. Grande. Ok. Combustione, quanti ne restano? 7, dai, possiamo ancora farcela. Ne ha tirati giù 3 quasi senza avere danni. Poi non è vero perché uno ce l'abbiamo quasi morto là, ma... Aia! Cavolo, adesso ci passano il fuoco, siamo un po' nella cacca. Spero di no.
Cavolo, è rimasto con un ciccino di vita proprio. Oh, secca questo. Tu prenditi l'attacco d'opportunità, direi. Ok, sopravvissuto per fortuna. Tu vai qua. Stordisci e torna indietro. Tu vedi che cura lui che non è messo bene. Così questo dovrebbe fare da tappo, se non altro. Tu stai qua e tu mettiti qua, così coprono bene. Lui colpirà, colpito, colpirà, colpito. Questo non sta molto bene. Questo cos'è che è? Tutte... Ah no, ritirata no. Apertura parziale, guardia. Fai guardia, che non si sa mai. Ok, non so se è per il fatto che abbiamo messo la guardia più alta, ma non è male al momento. Ci sono anche le fiamme in mezzo, in realtà. Il mio turno. Allora, tizio qua è infuocato, ma... Allora, tu puoi stordire se... Io direi... No, quello tetto ci vuole, la facciamo così... Aspetta. Tu... Qua. Ok. Ah no, c'è il tizio là. Ok. Buono così. Vai normale. Vai normale. Ok, arretra, tu riesci a prendere qualcuno di mira? Ben poco, allora, se vai qua, questo è 44 per copertura parziale, totale parziale, lo andiamo a provare su questo, 44 non è un granché, però ci è andato, grande. E tu cura ancora il nostro esploratore perché potrebbe ancora servirci più tardi. Ok, però si è messi bene, ma... Ah, non ho alzato la difesa. Avrei potuto alzare la difesa di qualcuno, probabilmente, visto che non tutti hanno agito. Ok, le fiamme sembrano che non vogliono espandersi più di così. Siamo retroceduti di una casella, ma non è grave, probabilmente è quello che ci porterà alla vittoria. Allora. Ortega non è messo benissimo. Allora, prima andiamo con lui che probabilmente ha la possibilità di fare un bel po' su questo. No, cavolo, invece niente. Allora, facciamo che... picchiamo normale. Cavolo. Allora, tu hai il coltellino ancora, vero? Vai. Ah, non la secca però. Tu vai, dico, vai a curare Ortega più che altro. E Ortega picchia. Tu
Tu hai agito, il medico ha agito, l'altro si è spostato e ha lanciato il coltellino. Aia! No, però sono rimasti in tre. Dovrebbe essere andata. Era una battaglia che poteva essere molto tosta se non avessimo capito questa. Cioè, capito e sfruttato correttamente questa strettoia. Poi se abbiamo anche il 5% del cuore di tiro. Ok, buono. Allora farei. Tu vai qua e picchi. Buonissimo. Tu spostati un attimo qua. Che lui dovrebbe arrivarci esatto a tiro. Gli altri no, immagino. Aspetta, lui ci arriva dietro. Dietro non credo. Vabbè, lo portiamo qua, vediamo se riesco a fargli fare il giro. Sì. Buono. Tu riesci a curare questo. Ma fine che non ne perdiamo nessuno. Molto buono sarebbe in tal caso. Vai. Ottimo. Vittoria perfetta in una che non era per niente banale. Ne esci vincitore, ma metà dei tuoi servitori è morta. Ti rivolgi con durezza a chi ha dato il via a questo confronto. Perché diavolo l'avete fatto? L'uomo risponde in uno spagnolo zoppicante. Perdono, capitano, loro non volere continuare. Paura di piramide, loro dice protezioni potenti e antiche, noi sfidare destino se continuare. Noi dice avanti, andare avanti o padroni arrabbiati, e allora loro combattere per non continuare. Che stupidi, non li avrei costretti a continuare. L'uomo annuisce, sorpreso. Sì, capitano. La tua spedizione scala la scalinata fino alla sommità del tempio, dove vi aspetta una bellissima fontana che non parrebbe minimamente intaccata dal passare del tempo. I tuoi uomini ne bevono l'acqua, pian piano i segni che la giungla ha lasciato su di loro svaniscono, e le rughe sui loro visi si distendono fino a scomparire. Sembra che abbiate scoperto la fonte della giovinezza. Riempi fino all'orlo le borracce con l'acqua della fonte, i suoi poteri curativi, se non magici, hanno un valore inestimabile se usato in battaglia. E quindi abbiamo semplicemente. Ah! Ok, ma. Ah! Dai, avrei potuto usarla sempre probabilmente questa, no? Ma se mi accampo posso crearne altra, non penso. Che peccato, a saperlo prima, l'avevo scoperto e utilizzato quando ormai era troppo tardi. Allora, vediamo, il nostro sviluppo qua. No, lui è il nostro sviluppo. Poi. No, non può fare. No, ovviamente. Allora, abbiamo anche da. Ah no, perché non abbiamo una di carne a tutti, ok. Ok, vada. 11 di carne, buono, vi faccio vedere solo dov'è che era la stradina qua se volessi andare anche voi, vedete? Questa era la capanna del tizio che abbiamo trovato e qua c'era la strada che portava alla fonte della giovinezza in peritura. Niente, detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio dove torneremo in Spagna con ricchi bottini, ricchi premi e cotillon. Ciao a tutti, buona giornata!